Buongiorno, il mio nome è Caruna, sono le 11, ho sentito le campane e aspetto un attimo che arrivi qualcuno. Nel frattempo ho già con me il diffusore perché oggi parleremo della diffusione degli oli essenziali. Giusto per... Ciao tesoro, giusto... mi sento in colpa, tu ci sei sempre. Ciao Samantha. Come sappiamo, oggi parleremo della diffusione. Ci tenevo un attimino perché sempre di più sento parlare di controindicazioni anche sull'aromaterapia. Oggi, ciao Monica, oggi vorrei invece proprio enfatizzare che cos'è l'aromaterapia, già cara, e come mai è così importante oggigiorno, ormai è provato. Okay? Io proprio ieri penso di aver, oh, amore, grazie, e io da voi. Proprio ieri penso di aver condiviso nuovamente, che da tanto tempo non condividevo, il video di un pronto soccorso negli Stati Uniti dove hanno fatto proprio una prova per alcune settimane, se non erro, su come i vantaggi dell'aromaterapia, il mio cane che ulula con le campane. I vantaggi dell'aromaterapia in questo pronto soccorso vis-à-vis i dipendenti, i medici, gli infermieri, eccetera, ma anche i pazienti, gli ospiti e quant'altro. Vi prego di andarvelo a vedere, ahimè è in, ciao Ilaria, ahimè è in inglese, non ci posso fare nulla, però guardatelo comunque e vedrete l'entusiasmo di queste persone nell'aromaterapia. Ora, se andiamo a studiare un po' agli arbori cos'è l'aromaterapia, ma soprattutto cosa sono gli oli essenziali, queste molecole di cui io mi sono appena imbevuta e così con il mio piccolo diffusore naturale, esistono da si pensa che esistono da sempre prima di noi e si deduce dalle prove scientifiche che si trovano che sono stati i sumeri i primi a estrarre gli oli essenziali dalle piante, perché gli oli essenziali vengono dalle piante, questo ormai lo sappiamo, in qualsiasi pianta. Proprio stamattina un mio conoscente al parco con i cani mi chiedeva: ma che cosa sono questi oli essenziali? Perché li usa anche la sua compagna e la figlia della sua compagna. Ogni pianta ha in sé delle molecole di oli essenziali e li abbiamo sempre mangiati. Se pensiamo alle spezie, se pensiamo al rosmarino, il basilico, no? La cannella, abbiamo sempre mangiato da sempre queste spezie. Allora abbiamo ingerito, quando mangiamo i fiori, si possono mangiare anche i fiori, li ingeriamo. Quando odoriamo, ingeriamo gli essenziali nella diffusione. Ad esempio, in primavera c'è, io adoro tantissimo il gelsomino. In primavera, quando passo al Parco Vira, ci sono queste, proprio io le chiamo pareti di gelsomino, e io me li sniffo, e da quando conosco doTERRA gli oli essenziali così nel dettaglio, li sniffo ancora più di prima perché capisco che sto inalando direttamente dalla pianta gli oli essenziali, che sono delle molecole piccolissime, volatili, e poi vi spiegherò cosa ne facciamo di queste piccole molecole volatili. Ormai è risaputo il vantaggio dell'aromaterapia e per anni si sono anche mangiati, utilizzati anche in cucina, però poi piano piano nei primi 900 si è cominciato a usare soltanto l'aromaterapia e non più anche l'ingerimento. Invece no, si possono anche ingerire, ma bisogna vedere quali. Li abbiamo sempre ingeriti. Allora, che cosa possono aiutarci questi oli, sia in diffusione o in ingerimento? Che cosa servono nella natura? Servono a proteggere la natura, servono a supportare il loro sistema immunitario, così come il nostro. C'è stato, se vogliamo proprio capire un po' cosa fanno, anche come diminuiscono la carica batterica, i virus, le muffe e molto altro ancora, e come migliorano il nostro umore. L'aromaterapia si riconosce soprattutto per il vantaggio che ha sul nostro umore. Ne sa qualcosa qui la mia ospite coinquilina, che ultimamente è un po' agitata per problemi suoi, situazioni suoi personali, e le ho fatto usare tantissimo l'Adaptif, ma anche l'incenso. A lei piace tanto il Balance e la menta, e sente proprio come questo la sta aiutando. Sbaglio? Sì, Sì, esattamente. exactly, perché noi io e lei parliamo in inglese, proprio le stanno dando un supporto, oltre a prenderli anche per bocca. Ecco, parliamo
Ma allora, quando parliamo di aromaterapia, parliamo proprio anche di salute. Ne è un altro esempio, un video che vi manderò del dottor Alberto, che condivisi già molto tempo fa, dove lui parla di un progetto che in Italia, Nord Italia, mi sembra una zona di Piacenza o Pavia, fecero un esperimento in una scuola, se non sbaglio in una scuola, comunque in un immobile, dove diffusero per un certo periodo solo timo e limone. Timo e limone in diffusione diminuirono la carica batterica dell'80%, però guess what? Finì lì il progetto e nessuno lo utilizzò. E lui ancora adesso si chiede: ma come mai non è mai stato utilizzato? Pensiamo a tutte le scuole, gli ospedali, tutti i locali pubblici e a tutte le case. Io ne ho uno in ogni stanza. Voi adesso qui ne vedrete solo qualcuno dei miei, ma ne ho davvero in ogni stanza, incluso anche il corridoio. Allora, quando parliamo di aromaterapia di diffusione, perché magari a volte abbiamo delle situazioni dove non vogliamo mettere topicamente l'olio essenziale o ingerirlo, e va bene per tutti. Ogni tanto su internet si sente non lo possono usare tutti, non diffondere se ci sono i bambini, non diffondere se ci sono gli anziani. Non è assolutamente vero, non so perché si è scurito un po' il video, spero mi vediate. Se l'olio essenziale è buono, è terapeutico, vediamo se ne ho uno qua che posso bere, come Longard, che possiamo anche bere perché è un olio, una miscela per il sistema immunitario, che se io ne metto una o due gocce, mi darà un pochettino di fastidio perché pizzica, c'è il chiodo di garofano e può pizzicare un attimino. Però un olio così, se io poi lo metto anche in diffusione, mi aiuta proprio contro i batteri, contro i virus. Infatti lo sento che è un po' fortino, no? Però mi sta purificando. Se avevo mal di gola, qualsiasi cosa, sta veramente aiutando. Poi ci mette un attimino. Ok. Pertanto, pensate anche quando volete lavare, magari disinfettare qualcosa, anche di commestibile, potete farlo con questi oli. Allora, come funziona la diffusione? Qui ne vediamo uno già in azione, questo è il nostro Brevi, che in questo momento non ci sono più da comprare. Vedete che l'acqua sembra che bolla, ma non sta bollendo. Semplicemente all'interno, in mezzo, c'è un puntino che potete vedere qui, che sta miscelando l'olio essenziale nell'acqua, si chiamano infatti diffusori ad ultrasuono, per scomporre la molecola dell'olio essenziale, ciao Monica, e poterla così, infatti anche qui dentro, vedete, e così metterla nell'ambiente, scorporando le molecole, possiamo avere più vantaggi, diventano anche più leggere, volano meglio e possono riempire più facilmente gli spazi ed entrare nel nostro sistema, diciamo organico, ma in questo caso soprattutto nelle nostre narici, ciao Monica, andando direttamente al cervello, perciò vanno a connettersi con i neuroni e questi li trasportano al nostro sistema limbico, dove abbiamo la gestione, se vogliamo, del sistema simpatico, parasimpatico, dove abbiamo la vecchia memoria, la recente memoria e quant'altro. Ok, perciò funzionano in questo modo: si mette dell'acqua, vanno a corrente. Ci sono però anche questi nuovi, molto belli, bellissimi, ricaricabili senza filo, lo ricaricate e poi lo portate con voi. Oppure uno che ho appena comprato, Katia, non ce l'hai! Guardate questo, lo appoggiate così, anche questo si ricarica e lo si appoggia semplicemente così su una superficie dove siete. Non capisco perché non si riesca a vedere il. Magari vediamo se riesco a fare il flash, non lo fa. Oppure abbiamo anche quelli. Questo è quello che è un, diciamo, un diffusore classico, no? Le riempite, mettete l'acqua e qui dentro, in una misura di questo tipo, mettete circa 9 gocce. Allora, cosa fare se ci sono bambini o anziani o ammalati o animali? Iniziamo col mettere semplicemente 2, 3, 4 gocce, non di più. Vediamo cosa succede, come lo assimilano. Poi piano piano potete cominciare ad aumentare. Perciò uno piccolino così ne metterò 4, 5, uno così ne metto anche 9. Vabbè, io esagero, ne metto anche di più, ma non c'è bisogno.
Anche il brevi in genere ne metto 8. In questo piccolino non ve lo so ancora dire perché non l'ho ancora provato, mi è arrivato proprio penso ieri o l'altro ieri. Però poi abbiamo, questi sono quelli diciamo elettrici, però l'aroma diffusione non finisce solo qui, questi sono una parte, ma possiamo avere anche altre modalità molto più ecologiche. Ad esempio, un pezzettino di legno. Voi lo mettete, lo potete appendere negli armadi o in giro per la casa o in auto. Pensiamo a quell'albero magique nelle macchine. Io non li sopportavo prima e ancora meno li sopporto questo. Quello prima, quello piccolo, come si chiama? Eccolo qui, Aroma Stick Diffuser. L'ho preso all'Holiday. Poi ti saprò dire, vi darò informazioni. Ma ve li ricordate gli albero magique? Penso che si chiamino così. Oppure quelle cose schifose che si mettono ogni tanto nelle auto. Scusatemi, ma proprio fanno pena perché sono nocivi. Fanno male perché è tutta chimica, innanzitutto. E vuol dire che noi respiriamo chimica. Infatti, se io uso un olio essenziale che non è puro, che non posso ingerire, ma a volte non li posso ingerire perché dentro c'è un prodotto che non si può ingerire, come un cipresso o un tipo di abete, non vuol dire che l'olio non è buono. Questi sono garantiti. Ragazzi, fermatevi un attimo perché oggi c'è mio nipote in diretta. Non ci posso credere. No, credetemi, c'è mio nipote. Ciao, tesoro. Allora. Se l'olio comunque non è buono e io lo metto in diffusione, mio nipote che è un medico, lo dico orgogliosamente, possiamo capire i danni che fanno alla nostra salute, altro che bene. E tu in macchina porti il Pilot, certo, questo lo portate, si accende lo stesso, ma che bellissimo, si è acceso comunque. Portiamo il Pilot in macchina, assolutamente, ok? Però possiamo anche mettere cose così, oppure pensiamo ai mala, no? Alle collane buddiste. Le riempiamo di olio essenziale, le impregniamo, ce le mettiamo addosso, le mettiamo, pensiamo anche ai bracciali di pietra lavica, eccetera. Come io, ad esempio, qui ho un diffusore naturale bellissimo, fighissimo, che li fa la mia amica Angela. Questo è uno semplice, ma ne fa anche di più articolati, dove c'è una pietra, un cristallo, e dove ci sono anche due ridrasca che sono dei semi dell'Himalaya, che si usano poi anche per i Maya, diciamo, induisti. E anche qui tu li metti nelle mani, impregni le tue mani di olio essenziale e poi continua a emanare. Oppure io lo appoggio anche sulla sciarpa, ad esempio. Oppure doTERRA ogni tanto ci regala anche questi piccoli, non so neanche come chiamarli, fatti comunque di gesso. Si possono posare delle gocce qui, anche questi appendere negli armadi o dove volete voi. Sì, tra l'altro il Pilot, come dici tu, Katia, no, c'è anche l'adattatore per metterlo nell'accendisigari. Oppure possiamo utilizzare delle ovatte, mettere delle gocce, perché magari non vogliamo metterli sul corpo, non abbiamo qualcosa di questo tipo a portata di mano, possiamo usare anche dei batuffoli di cotone, metterli, appoggiarli anche con i bambini, no, con gli animali. Oppure possiamo metterli anche nella ventilazione delle auto perché in quel momento non abbiamo un altro tipo di diffusore. Io ad esempio li metto anche, questa era una aggeggina che c'era con il kit degli uomini, dei nostri maschietti, io metto il legno, metto anche qui dentro e lo metto ad esempio insieme al mio diffusore di pietra lavica che è poroso e pertanto l'olio essenziale, poi dopo continuare a lavorare, li metto in cucina nella mia dispensa, è da lì che l'ho preso, contro le farfalline, ci metto la lavanda. Io spero che voi mi vediate perché vedo che il mio schermo diventa sempre più scuro, non so per quale motivo. Ecco, poi ad esempio si possono utilizzare anche delle cartine di questo tipo a volte per far provare un olio a una persona che magari in quel momento non vuole sentirselo addosso, non lo si vuole sprayare nell'ambiente. Oppure possiamo anche preparare già delle boccette, ad esempio una boccettina di questo tipo che sarà immagino sui 30 millilitri o poco più, posso mettere una dozzina di gocce. Sì, ti vediamo, grazie Katia. Una dozzina di gocce o più, vedete voi. Potete anche, lo condividerò. Ho appena scoperto un video di come utilizzare gli oli per sprayare la lettiera. Io lo faccio comunque, però seguirò anche quella ricetta. Potete
avere delle bottigliette diverse, anche queste per sprayare nell'ambiente. Si possono creare delle miscele. Ripeto, qui mettete dell'acqua distillata, una dozzina di gocce dell'olio che desiderate perché magari volete aereggiare gli ambienti oppure volete, che ne so, togliere i cattivi odori anche. Io le uso anche per le pulizie. Proprio stamattina ho pulito il mio WC. Questa è la mia bottiglia delle pulizie. Qui dentro io metto dalle 80 alle 90 gocce, poi metto l'aceto di mele, metto il bicarbonato, gli oli essenziali 3 o 4 tipi, Purify on Guard o chiodi garofano o origano o limone. Lo uso per pulire, ma mentre io pulisco faccio anche aromaterapia perché in quel momento sto inalando anch'io questi principi attivi. Oppure ad esempio abbiamo il disinfettante on guard nelle mani e mentre lo faccio posso utilizzarlo anche per sprayare in giro, come anche ad esempio il Terra Shield per come dire, tutto quello che sono gli insetti. Ecco, vi ho fatto solo una scarrellata di come possiamo utilizzare l'aromaterapia in modo assolutamente naturale. Ovvio che non vado con questi direttamente sui bambini e direttamente sugli animali soprattutto, infatti lì spruzzo nell'ambiente proprio per dare meno fastidio, così le molecole sono piccolissime. Andiamo a prendere acari, batteri, anche quando le persone hanno le allergie possiamo utilizzarlo, o anche solo per rilassarci un attimino, no? Io il mio diffusore ce l'ho acceso 24 ore al giorno. Infatti, stanotte è stato acceso anche quello in corridoio. Perché poi è il periodo comunque invernale, a prescindere dal Covid, vabbè. Però è comunque il periodo invernale più carico, no? Di carica batterica, virale, eccetera. Ricordo che già io ho iniziato con doTERRA 3 anni e mezzo fa, e già ai primi anni, quando io ho sempre ospiti in casa, ragazzi che affittano le stanze, e loro abitavano da questa parte dell'appartamento, io abito dall'altra, e dicevano: però ho capito, Caruna, perché tu non ti ammali mai, perché avevo sempre la diffusione e utilizzo sempre adesso queste miscele natalizie come Holiday Joy, come Harvest Pass, che quest'anno non c'è, o Holiday Peace che abbiamo ricevuto. Oggi ho provato anche quello che viene con i Pilot, cos'è, Forest Freeze, infatti è molto fresco. Possono proprio aiutare, oppure quelli più caldi, più ambientali, proprio per ben pulire la nostra aria. Attenzione ad arieggiare comunque, come riscaldamenti, no? Ogni tanto bisogna arieggiare un attimino. In presenza di animali, fate in modo che la porta sia sempre aperta affinché loro possano uscire e non debbano subire i nostri oli essenziali. I miei ormai sono drogati. Ormai, loro ormai secondo me sono talmente abituati che non gli dà nessun fastidio. È vero anche che la mia cagnolina, quando la porto anche in Italia, lei sta tanto nel bosco, io non le metto, penso che non le ho più messo una volta un antiparassitario, né gli compro i collari, niente di chimico, ma non le sto mettendo neanche cose naturali. Ogni tanto le metto un po' di Terra Shield proprio come spray, c'hai una proprio come spray. E a furia di averli nell'aromaterapia in casa, con questi diffusori che vanno sempre, perché in camera ne ho due, in corridoio ne ho uno, in ogni stanza ce n'è uno, anche nella sala dello yoga ce n'è uno. Ovviamente cambio la tipologia dell'olio. Vicino al letto ho un olio più calmante, un olio che mi aiuta la notte a dormire bene, però anche che mi apra il naso. Ricordati la mia presentazione, sì, che l'ho guardata stamattina, Katia, riscrivimi. Che cos'è esattamente? Perché me la sono guardata, ho detto, mi ricordo. Katia fa le presentazioni sempre giovedì sera, però in questo caso mi sembrava che ce ne fosse ancora una. Katia, scrivimi. Anche lei fa la Zoom. Settimana prossima fa sia la sua diretta, ma anche una Zoom. Il giovedì sera fa sempre una diretta alle 20. Però so che Katia, settimana prossima hai anche una Zoom. Dimmi qual è. Regali di Natale, bravo, infatti ho detto, oh, per fortuna li fa qualcuno, bellissimi regali, pensate che bei regali di Natale che possiamo fare. Pertanto, e poi pensate se magari avete un centro estetico o avete un ufficio di rappresentanza, un ambulatorio medico, una fisioterapia, sì, il giovedì sera alle 20, una fisioterapia, qualsiasi cosa, o una casa, entrare in un locale
e sentire non gli odori delle persone o del cucinato o degli animali, fai da te. Sì, i regali di Natale fai da te, brava Katia. Ma entrare in un ambiente già buono, che sa di disinfettante naturale, che sa di rilassamento, di calma, o comunque di accoglienza, no? Che bello. Ecco, basterebbe anche solo mettere una lavanda in diffusione. Che figo! Scusate, ma è così, ti cambia la vita. Questi oli essenziali vanno a depositarsi sui tuoi capelli, sui tuoi vestiti. Non mi meraviglio, a volte mi meraviglio ancora. Quando la gente mi incontra per strada mi dice: Caruna, quando arrivi tu arriva la scia. So già che usi doTERRA. Dico, già, in quel momento non ci penso. Dico, ma da cosa lo senti che stamattina nella fretta non ho messo su niente? Ma a furia di diffondere nell'aria, nelle mie stanze, questo resta impregnato nei miei vestiti, nei miei capelli. Perciò continua l'aromaterapia all'infinito. Abbiamo già detto come li possiamo utilizzare, in questo caso abbiamo parlato soprattutto di aromaterapia dove possiamo veramente diffondere. Noi l'unico olio in doTERRA che di solito diciamo che non va diffuso è la miscela del Di Blu, perché è una miscela antidolorifica, la mettiamo piuttosto sul corpo laddove ci sono dei dolori, però appunto li possiamo mettere anche topicamente dove c'è bisogno, ben diluiti, li possiamo come detto anche ingerire, in questo caso devono essere oli veramente puri, purissimi, in circolazione lo sappiamo bene noi, ma lo sanno in tanti, forse neanche tanti, che la maggior parte lo dico, ma non perché difendo, ma perché potete andare a testare, non si possono ingerire. Qualcuno vi dirà: ma gli oli essenziali non si ingeriscono. Io vi ripeto, li avete sempre ingerito. Pensateci, avete sempre ingerito gli oli essenziali. Quando mangiate un basilico, ingerite gli oli essenziali. Un rosmarino, un timo, ingerite gli oli essenziali ed è così che prendiamo i fattori benefici della natura. Si dice, no, nella Genesi, nutritevi dell'erba che vi ho donato. Allora cerchiamo di farlo e cerchiamo di farlo bene e vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, vi ho messo alcuni link e penso che i diffusori ve ne ho parlato di tutti. Poi pensate che belli quelli naturali perché li potete utilizzare in ogni momento. Una cosa magari che potete anche utilizzare ogni tanto, soprattutto magari con ciao Daniela, con i bambini o con gli animali, dei fazzolettini, potete mettere delle gocce Adaptif. Io prendo Adaptif perché adoro Adaptif. Mettete delle gocce e continuerete a sentirlo, ok? Per un bel pezzo lo mettete lì vicino e può continuare. Ciao Mauro. E può continuare a emanare questo ottimo odore, ma non solo odore, perché comunque andrà a lavorare tutto il vostro organismo. Ecco, un po' ho cercato proprio di farvi solo una scarrellata. Quando utilizzate un diffusore, attenzione, non i come si chiamano quelli che umidificano gli umidificatori? Non è un umidificatore, è proprio un diffusore che di fumo ne fa veramente poco, ma veramente poco. Poi va lo stesso a lavorare anche a umidificare, ad esempio, quelle che sono le mucose del naso per stare meglio e per respirare meglio, ma non è l'umidificatore dei locali. È piuttosto un'emanazione di questi oli essenziali, ma che potete usare anche una modalità che magari non ho fatto vedere molto carina, che io amo tantissimo. È proprio quella di mettere il diffusore, l'olio essenziale tra i palmi delle mani. E per chi mi conosce come insegnante di yoga e pertanto pranayama, fate delle respirazioni profonde. Non si è ancora compreso, secondo me, l'importanza della respirazione. Allora, nel momento in cui io inspiro profondamente, ho già fatto grande lavoro, moltissimo, perché va subito e me lo dicono tutti. Però la maggior parte della gente, ecco, una cosa che vi voglio insegnare, anche alle consulenti, soprattutto chi non fa yoga, la gente fa così: ah, buona, vi prego, no. Riempitevi, chiudete gli occhi, espirate lentamente.
noterete la differenza. Vedete anche già dai miei occhi. A molta gente questo non interessa, ma non importa. Fatelo e insegnate alle persone a fare la stessa cosa. Questo è il migliore diffusore che abbiamo. Poi è ovvio, non posso stare tutto il giorno così, e lo metto in diffusione o lo metto nei vari altri, nelle varie altre possibilità. Però fatelo questo. Io all'inizio lo facevo tanto, adesso anche ogni tanto quando ho bisogno un po' di calmarmi vado, prendo tutti i miei oli, ma mi faccio proprio la scarellata di tutti gli oli che ho per impregnarmi proprio, farli entrare nel mio circolo, farli entrare nel mio sangue, farli entrare nelle mie cellule. Così che vanno a fare un lavoro di ricostruzione. Se pensiamo ad esempio già solo Longardi, in diffusione, l'incenso e il limone già solo in diffusione, anche in caso di ad esempio chemioterapia dove gli oli essenziali non si possono ingerire, io metto incenso e limone e mi aiuta a diminuire anche quello, sia la carica magari batterica che ci può essere in quel momento perché comunque sono debilitata ed è meglio rafforzarmi, ma anche per sollevarmi l'umore, per disinfettare, e poi lì si può lavorare in quel caso. Perciò in quel caso lì lavoro solo sulla diffusione, o se ho già dei roll-on pronti sotto la pianta dei piedi, nelle mani, e continuo a inalare. Funziona benissimo. La mamma della Tammy, che è la signora che mi ha iscritta, raccontava quando è stata a Lugano un paio d'anni fa che lei ha aiutato una bambina, lei fa aromaterapia da oltre 40 anni, una bambina piccolina, un neonato, di pochissime settimane, che aveva un grossissimo tumore in testa, semplicemente diffondendo incenso per intere settimane, con ottimi risultati. E questo non ve lo dico io, lo potete andare a cercare, come sempre dico, qualsiasi cosa qualcuno vi dica, andate voi a verificare se è la verità. E con gli oli essenziali, l'unica cosa che dovete fare, anzi non dovete, ma che potete fare, è provarli e utilizzarli. E quando li provate, li utilizzate, ma li utilizzate bene, li provate bene, lasciate perdere gli integratori e tutto il resto, ma cominciate a utilizzare quegli oli che vi piacciono. E state con quelli e poi dopo vedrete che tutti gli altri seguiranno. Pertanto, se avete qualche domanda me la fate, altrimenti le vedrò poi sulla pagina. Io vi ringrazio, una buona diffusione a tutti voi, buona domenica. Se l'avete apprezzato, un like, condividete benessere con tutti. Mi potete seguire anche su YouTube, su Instagram, il mio sito www.macaruna.com, dove trovate tutta una sfilza di articoli che ho già pubblicato sull'utilizzo degli oli essenziali, ma non solo, proprio sul ciao tesoro, ma proprio sul benessere generale, perché qui parliamo di una sola cosa, della salute. Salute per tutti. Buona domenica a tutti e